Passato un anno ormai da quando i cittadini bresciani si sono espressi per l'ennesima volta a favore di una gestione totalmente pubblica del servizio idrico integrato. Ciò nonostante le dinamiche non sono cambiate. La provincia fa finta di nulla, si continua ad andare avanti verso una privatizzazione strisciante e anche se non è ancora stata fatta la gara, non c'è nessun atto concreto che dica che i cittadini devono essere ascoltati e che quindi si deve applicare quella che è la volontà dei cittadini. Non è l'unico caso in questo paese dove i cittadini non vengono tenuti da conto. Per tutto quel che riguarda le questioni ambientali ci troviamo sempre di fronte al solito ricatto occupazionale, un ricatto che era stato molto pesantemente utilizzato nel Novecento e che è ritornato di moda adesso. È ritornato di moda per l'Ilva di Taranto, ritorna di moda per la Caffaro a Brescia. Ancora una volta ci si dice contano di più i posti di lavoro. Non conta la qualità del lavoro, non conta la qualità della vita fuori dai luoghi di lavoro e anche all'interno dei luoghi di lavoro, ma conta il profitto di coloro che gestiscono queste grandi fabbriche. Forse è venuto il momento di iniziare a ragionare su un diverso modello di sviluppo. Sono anni che noi lo diciamo, ma adesso la situazione è veramente insostenibile. Si può produrre in maniera diversa, si può ambire ad un'alternativa per quel che riguarda il rapporto tra cittadini, ambiente e profitto. Il profitto deve essere redistribuito fra i cittadini. Questo è il principio che da sempre fa sì che la sinistra abbia un senso.